Con noi la professoressa Anna Maria Poggi, docente di diritto costituzionale e regionale all'Università di Torino. Parliamo di regione, qual è il ruolo della regione e delle assemblee legislative regionali? Ma in questo momento è un ruolo, da qualche anno è un ruolo sostanzialmente residuale per tanti tipi di motivi eh, che sono motivi quasi paradossali perché se noi pensiamo che solo nel 2001 abbiamo avuto una revisione costituzionale, l'unica vera revisione costituzionale organica della Costituzione del 1948 che aveva come scopo quello finalmente di far decollare l'Istituto regionale ed oggi le regioni sembrano tornate secondo una bella espressione che aveva utilizzato Enzo che lì alla fine degli anni Ottanta in un cono d'ombra, c'è da chiedersi perché. I motivi sono tanti, eh, accentuati credo dalla crisi economica. Io provo a citarne due o tre che dal mio punto di vista sono quelli più rilevanti. Quello che credo sia stato il, eh, il maggior freno allo sviluppo di un regionalismo in Italia è che lo Stato non si è mai trasformato cioè mentre ha decentrato alle regioni poteri legislativi e poteri amministrativi, nel contempo non si è mai riformato e quindi in questa maniera come dire, ha esercitato anche sul nascente istituto regionale una pressione burocratica di indirizzo, controllo e coordinamento molto forte. Il secondo motivo è un motivo di tipo culturale che credo tuttavia non vada dimenticato o sottovalutato. L'Istituto delle Regioni nasce con la Costituzione del 1948. Eh, non ha la tradizione culturale e sociologica del municipalismo e del provincialismo e quindi nasce sostanzialmente come un istituto nuovo rispetto al quale c'è anche una certa diffidenza da parte degli altri due enti territoriali. Eh, nasce con la Costituzione del 1948, ma diventa operativa solo nel 1970. Quindi, un istituto giovane che probabilmente avrebbe potuto e dovuto eh, a, avere un maggiore supporto anche dal punto di vista culturale, eh, cosa che non ha avuto sostanzialmente terzo motivo eh, le regioni non hanno saputo interpretare in maniera eh, organicamente complessa il loro, il loro ruolo. Questa cosa che ci sono in Italia delle regioni più forti, regioni più deboli, le regioni del sud, le regioni del nord, cioè questa sorta di divisione dell'istituto regionale non ha giovato eh, al regionalismo. Quindi se oggi noi dovessimo dire qual è il ruolo delle assemblee legislative regionali, dobbiamo fare i conti con questi tre grandi blocchi di crisi che abbiamo avuto nel nostro ordinamento. Dopodiché, se invece volessimo spostare il discorso su che cosa potrebbero essere nel nostro ordinamento, allora dovremmo iniziare un discorso completamente diverso.